Cari amici di Ordonu, buon pomeriggio. Oggi mi trovo in casa del caro amico e maestro Remo Barazza, il quale possiede un clavicordo. Ho già dedicato un video a questo strumento a tastiera particolare, però vederlo da vicino, illustrarne le caratteristiche, diciamo, è sicuramente una cosa che potrà interessare a molti di noi amanti della musica antica e della musica tastieristica in genere. Remo, vorresti per cortesia allora, prima di tutto, spiegarci il funzionamento dello strumento? Grazie. Certo, il funzionamento dello strumento del clavicordo è il più semplice possibile, perché si tratta di una semplice leva, una leva semplice, noi possiamo anche togliere un tasto. Praticamente qua c'è un fulcro, agendo sul tasto, la parte, la punta dall'altra estremità si alza e qua abbiamo una piccola tangente di metallo che va a battere sulla corda. Quindi a differenza del clavicembalo, questo è uno strumento a percussione, per cui a mio avviso è realmente il vero antenato del pianoforte, essendo appunto la tecnica a percussione della corda, a differenza del clavicembalo che pizzica Che la corda. pizzica la Diciamo corda. che unendo la meccanica rudimentale del clavicembalo e la percussione del clavicordo, poi si ottiene il pianoforte. La grande risorsa che ha questo strumento è l'espressività. Perché noi agendo sul tasto, dopo aver suonato una nota, continuando a spingere pian pianino sul tasto, possiamo avere quell'effetto che viene chiamato bebung, che è una Bebung. sorta di vibrato simile, possiamo dire, a quello del violino. Non so se si sente bene, proviamo. Che permette all'esecutore di dare quel tocco espressivo tipico di questo strumento. Remo, che differenza c'è, tra un clavicordo legato e non legato? Sì, allora il clavicordo legato è più antico, diciamo, come costruzione rispetto al clavicordo non legato, perché in antichità non c'era la necessità di suonare contemporaneamente, poniamo l'esempio, Re e Re diesis, perché creavano una dissonanza insopportabile per le orecchie dell'epoca. E quindi si può trovare in un clavicordo legato, questo è un clavicordo non legato, libero si dice. Perché il clavicordo libero come il mio ha per ogni tasto una coppia di corde indipendente. Quindi ogni tasto suona una coppia, la sua coppia di corde. Nel clavicordo legato invece noi possiamo avere due tasti vicini, cioè a distanza di semitono, che battono tutti e due le tangenti, battono sulla stessa corda. Quindi sarebbe impossibile suonarle contemporaneamente perché si annullano a vicenda. Nel clavicordo libero, come in questo caso, come il mio, posso suonare due semitoni vicini. Nel clavicordo legato, invece, questo non è possibile. Tra i costruttori più rinomati dei tempi antichi, Remo, chi troviamo? Troviamo Silbermann, che era un compositore. Scusa, un costruttore di organi, anche di clavicembali, ed era un ottimo costruttore di clavicordi. Poi abbiamo Hubert, questi costruttori sono a cavallo fra 6 e 700, pieno 700, anche alcuni a cavallo di 7-800. Questo clavicordo che io posseggo è stato costruito da Bruno Zardini. Grande amico che mi sta costruendo anche il secondo manuale, perché io fra un po' avrò la seconda tastiera per poter fare brani a due tastiere oppure anche qualche corale. Questo è un clavicordo molto evoluto, diciamo, perché alcuni clavicordi più datati più precedentemente a questo hanno una tastiera un pochettino più corta e limitata. Con questo clavicordo si può suonare tutto il repertorio fino ad arrivare a Mozart. Anche Carl Philipp Emanuel, figlio di Bach, che nelle lettere famose dice che il padre privilegiava questo strumento a tutti gli altri, soprattutto come strumento da studio. Si può suonare tutto Carl Philipp Emanuel, Mozart purtroppo no, perché dovremmo scendere almeno fino al Fa sotto il Do che abbiamo qua.
Come possiamo vedere, questo strumento, il tuo strumento Remo, possiede anche una pedaliera. Come è collegata alla tastiera? Quali tangenti usa in comune? Penso, so, spiegacelo. Allora, le tangenti, della pedaliera sono assolutamente indipendenti. Come potete vedere, qua abbiamo un altro corpo dello strumento con le sue corde indipendenti. Abbiamo un collegamento con delle stecche di legno che vanno a far suonare le tangenti che vanno a colpire le corde della pedaliera. Quindi abbiamo due corpi indipendenti. Quando io avrò la seconda tastiera, avremo tre corpi indipendenti. Ogni tastiera, e in questo caso la pedaliera, agisce sulle proprie corde. Come mai, Remo, la scelta di avere uno strumento del genere in casa, l'utilità che ne ritrovi, il repertorio che sopra ci studi? Allora, il clavicordo io l'ho conosciuto nell'ormai lontano 1993-94, quando facevo i corsi insieme ai miei compagni di scuola a Smarano, dove c'era il professor Hans Davidson, organista svedese molto famoso, e lui ci disse appunto che il clavicordo, soprattutto il clavicordo a due manuali con pedaliera, era lo strumento migliore per studiare il repertorio, soprattutto il repertorio barocco, che era il repertorio che mi interessava all'epoca e poi ha accompagnato tutta la mia carriera. I vantaggi sono un tocco molto sviluppato che ben si adatta anche all'uso del pianoforte, però, perché migliora molto la sensibilità del tocco. Poi suonare su uno strumento del genere è un po' più difficile rispetto all'organo, quindi quando poi si passa con la pratica ad eseguire i pezzi all'organo diventa tutto molto più semplice. È uno strumento più scomodo da suonare. Però alla lunga, quando tu lo suoni da molto tempo, ti dà moltissime soddisfazioni di suono, che all'inizio non è così semplice, e soprattutto ti dà una tranquillità quando passi all'organo di esecuzione che è inimitabile. Questo strumento, in particolar modo, ti permette di avere l'agilità e il tocco, ottimali per gli organi meccanici. Per quanto riguarda l'accordatura dello strumento, Remo, vuoi farci un esempio? Sì, l'accordatura è un'accordatura ovviamente normale, come si fa con gli strumenti a tastiera, solo che in questo caso abbiamo per ogni nota abbiamo due corde. Quindi l'accordatura, dopo dipende, c'è chi accorda per terze, per quinte, per seste, per quarte. Io procedo per ottave, una volta che ho fatto la prima ottava. Adesso scordiamo una nota, per esempio, questo Sol. Adesso io la accordo perché sono due corde su una nota in questo momento, quindi una è scordata e l'altra no. Adesso la riaccordo. Finché il suono è puro. E lo stesso procedimento avviene quando si accorda un'ottava. Poniamo che questo La si è scordato, prima si procede ad accordare una corda, isoliamo la corda superiore, individuiamo dov'è la nota e accordiamo la corda che è rimasta libera. Anche notare il battimento. In questo caso era già accordata la seconda corda, quindi siamo a posto. Procedimento molto semplice, anche se all'inizio va fatta un po' di abitudine all'accordatura. Questo strumento è uno strumento casalingo, quindi ed è anche facile che si scordi molto più facilmente rispetto a un pianoforte o a strumenti che hanno un'accordatura più stabile. Però questa è anche la bellezza dello strumento perché quotidianamente l'esecutore ha sempre la chiavetta a portata di mano per poter accordare alcune note, alcune corde che sono più
più delicate di altre. La pedaliera, per esempio, si scorda un pochino di più velocemente rispetto alla tastiera, forse perché la tavola armonica è più grande, lo strumento sotto è un pochettino più È grande. giunto il momento di poter ascoltare anche un qualcosa, finalmente. Vuoi Certo. farci un esempio? Sì, suonerò l'inizio del preludio numero 1 del clavicembalo ben temperato di Bach, che probabilmente è stato scritto, quest'opera straordinaria è stata scritta per clavicordo. Da notare che l'estensione di quest'opera non supera mai questo Do, che era la nota più alta dei clavicordi dell'epoca, quindi molto probabilmente Bach, se non ha concepito questa opera solo per clavicordo, l'ha concepita per tastiera, come ben sappiamo, ma molto probabilmente aveva come strumento di studio e di pratica a casa un clavicordo. La mia visita in casa di Remo Barazza è finita e volevo lasciargli un omaggio vista la gentilezza. Si tratta del secondo volume che è apparso quest'anno, dedicato a nuove composizioni di Niccolò Moretti, un nostro artista trevigiano che vive a cavallo fra il 700 e l'800. Grazie ancora della Grazie, tua grazie a te disponibilità. Sandro, molto gradito.